sequestrare e confiscare in tempi rapidi i patrimoni dei corrotti e dei grandi evasori fiscali. Su questa proposta concreta, secca e diretta, nessun'altra forza politica si è voluta confrontare, preferiscono non confrontarsi. Non c'è stata nessuna risposta né dal centrosinistra, né da Monti e neppure da Beppe Grillo, anzi spesso alcuni, Grillo e Berlusconi in particolare, strizzano l'occhiolino agli evasori fiscali e a coloro i quali vedono la magistratura come nemici, visto che su questo Berlusconi e Grillo parlano lo stesso linguaggio, dicendo di avere paura della magistratura. Io credo che invece bisogna avere fiducia nella magistratura, come hanno tutti i cittadini onesti fiducia nella magistratura, e paura della magistratura possono avere soltanto i corrotti e chi ha qualcosa da nascondere.